Beh, a distanza di 3 anni torni su Notturno sì. Con un po' di rammarico uno può dire a distanza di 3 anni cosa è cambiato, visto che se uno dovesse un pochino ricostruire quella che è la storia del mostro di Firenze sono passati ben 56 anni ormai, più di mezzo secolo, e a distanza di 3 anni sono state molte voci, non dico che sei alla ribalta, però effettivamente ci sono stati molti tuoi interventi, non solo sui social ma anche televisivi e sui quotidiani, quindi se uno dovesse un pochino riallacciarsi alla situazione attuale di questo caso, che a definirlo complesso è quasi un eufemismo, cosa ci puoi dire a riguardo? Beh, che questi 3 anni poco è cambiato, nel senso di atteggiamento quello che riguarda gli inquirenti. E diciamo che questa mia ricerca fatta con dei collaboratori e condivisa con gli avvocati ha confermato determinate cose, cioè che comunque esiste una pista investigativa più che dignitosa, con vari elementi, quindi testimonianze, elementi anche di carattere scientifico, e che però la Procura non ha voluto prendere in considerazione. E ormai sono passati più di 3 anni e mezzo, mentre altre situazioni un pochettino più borderline, vedi DNA che hanno preso Natalino Mele, che non si sa il motivo perché, che cosa potrebbe portare. Invece c'è stato movimento. Io, per quello che mi riguarda, il materiale di ricerca e di indagine l'ho trasmesso all'ufficio della PG e ho suggerito di sentire determinate persone, e ovviamente parlo anche delle registrazioni, parlo di documentazione che attesta questo famoso uomo del Mugello, no? Che lavorava in procura, messo da un determinato magistrato che si è occupato delle indagini del mostro. E questo era un incipit che doveva portare a approfondire questa figura di questo sospettato, no? Già non era stato inserito nella lista SAM, era stato sì sentito nell'anno 85, ma non in concomitanza dei delitti, quindi sentito molto blandamente. Dopo il delitto di Scopeti non viene neanche perquisito, non viene sentito, quindi una pista interessante che doveva essere approfondita. Ora sono in programma delle perizie. Sono il programma delle perizie, che però vanno in una direzione di revisione del processo, ma che a me risulti non c'è nessun procedimento aperto nei confronti a carico di ignoti e che abbia considerato questi elementi che ho trasmesso in procura. Gran parte li ho sviscerati sui media, altre cose no, sono cose da accertare e credo che sia doveroso da parte dell'istituzione farlo, poi se non porta dei risultati concreti il DNA, pazienza, cioè comunque ci abbiamo provato, ecco.
Diciamo che al momento attuale ci sono due elementi fondamentali. La prima, come dicevi tu, che comunque la pista del Rosso del Mugello ormai è diventato comunque quasi una figura iconica, anche misteriosa, e che avevi già accennato nella prima edizione del tuo libro. Diciamo, questa è sicuramente una pista, o perlomeno cercare di attenzionare questa figura e trovare maggiori informazioni. Poi parallelamente, che l'hai già accennato, ma che è un aspetto che ti stava tanto a cuore, è anche quella di una speranza nel poter revisionare un processo che effettivamente, anche per chi non sa fino in fondo quello che è tutto l'iter giudiziario di questi 56 anni, è cercare di scagionare i colpevoli, no? Coloro che sono stati accusati soltanto degli ultimi quattro omicidi, duplici Quindi omicidi. Vanni, Quindi Vanni principalmente, quindi alla fine sono due linee che sono parallele, ma non sono neanche così tanto parallele, mettiamola sì. così. Ci sono degli elementi molto validi, infatti proprio in merito a ciò so che è in produzione una serie, no? Di Netflix che racconti la storia. A mio modo di vedere, mi permetto di dire anche perché ho fatto cinema anche, che la storia non è finita, la storia è in corso d'opera, quindi potrebbe cambiare anche radicalmente una revisione di Vanni, una scoperta ancora di qualcosa, quindi prima di investire io al posto della produzione ci avrei pensato un attimino ancora, vedo la situazione ancora in corso d'opera. E, tornando chiaramente su questo Rosso del Mugello di cui abbiamo già parlato e che è diventato chiaramente anche uno dei topic di quella che è la mostrologia comunque degli ultimi anni, viene sempre da ripensare a quello che è stato per così dire un po' un'ossessione di tutti, no? Che era il ritrovamento dell'arma, che ormai parlare di questa fantomatica beretta penso sia abbastanza quasi logico che quest'arma sarà molto difficile trovarla, però proprio in merito a questa figura che tu dici di attenzionare c'è che un furto comunque, un'armeria, che comunque è stato anche per così dire una scintilla che ti ha portato comunque a seguire questa pista. Lo vuoi un attimo ricordare anche per dare per così dire quello che è stato l'elemento scatenante lassù? Sì, parte tutto da lì, da un furto in armeria di Borgo San Lorenzo, perché ritengo che il Mugello è in questa storia protagonista come senso territoriale. E nel 1965, e poi c'è un'indagine con un dossier dei carabinieri che individua alcuni personaggi, uno in particolare che poi entra appunto tra i sospettati, quindi vi sono una serie di accertamenti molto blandi, quindi lo sentirono, ma per esempio dopo Scopeti non andarono mai a chiedere l'alibi, per esempio, girano voci false, girano voci false su presunti alibi. Allo stato attuale, documentalmente, in procura non esiste nulla di tutto ciò. Quindi questa persona non è stata verificata, non fu messa nella lista SAM, lavorava nell'ambiente giudiziario e fu messo lì, questo a detta dei familiari, ci sono tanto di registrazione ed è stato solo appunto da questo magistrato. E che dire, io ho suggerito, ripeto, di sentire queste persone dando gli estremi, persone che ho sentito io, che m'hanno familiari che mi hanno dato queste informazioni e eventualmente di effettuare anche delle perquisizioni perché sorprese questa storia. In passato non sono mancate, però sono 3 anni che
questa cosa rimane, diciamo, osteggiata dagli inquirenti, cioè, nonostante vi siano due ordinanze di GIP, due GIP che invece dicono che i reperti e il materiale di indagine deve essere consultabile e visibile ai legali delle vittime, comunque a chiunque ne abbia interesse. Noi chiaramente queste interviste all'interno di una storica rivista di cinema che è focalizzata soprattutto sul cinema horror e di genere, e si può dire che il caso del Mostro di Firenze, diciamo, che ha sempre vissuto di teorie anche un pochino bizzarre, no? Dal serial killer unico all'omicidio di gruppo, siamo passati ai mandanti, alle sette esoteriche, fino a un vero e proprio, che si potrebbe definire proprio in gergo, crossover, dove si è unito praticamente uno dei serial killer più famosi della storia della cronaca era mondiale col Mostro di Firenze, ovvero il fantomatico Zodiac, un'associazione che vede comunque tante persone comunque che credono a questa pista e che hanno sposato questa suggestione, però effettivamente sembra un qualcosa un pochino abbastanza forzato. Cosa ne pensi a riguardo di questo ulteriore tassello, ulteriore teoria? Cioè che sta lanciata comunque nel brodo comunque del Mostro di Firenze. È un delirio tant'è che c'è, mi pare, un procedimento aperto da parte nei confronti di questo giornalista che parlava di confessioni, invece non è emerso nulla. Ma questo è dato un po' dalla disinformazione che viene fatta specialmente in rete, ma qui devo dire anche la TV di Stato ha partecipato. Alimentando questa follia investigativa, ma elementi che siano elementi concreti, cioè parliamo di avvistamenti, parliamo di testimonianze, parliamo di DNA, parliamo di zero, non c'è assolutamente niente, sono teorie che però accattivanti, come poteva essere quella esoterica. Io mi baso più su dati reali di fatto, cioè il signor Tizio è stato visto nell'immediatezza dei fatti in quel luogo lì, perché si è indagato sui legionari. Il legionario è stato una macchina, o meglio, diciamo così, una macchina che, simile a quella in suo possesso, è stato visto per ben due volte, è stata vista per ben due volte nel delitto di Calenzano nel 1981 e nel delitto di Picchio, però segnalata con una telefonata anonima. Quindi questi sono gli elementi, voglio dire che Vigilanti avesse per forza a che fare, questi sono gli elementi concreti. Le teorie dell'acqua o del vino che siano, insomma, lasciano il tempo che trovano. Stessa cosa dicasi per l'uomo del Mugello, quindi tanti elementi lo collegano, l'autore di questi omicidi come un qualcuno che avesse un orecchio all'interno delle istituzioni, delle investigazioni e quindi ci sono poi degli avvistamenti, un photofit fatto al computer, che è ben diverso rispetto a uno schizzo di un carabiniere della caserma di Borgo San Lorenzo. Ci sono testimonianze di avvistamenti fatte all'epoca, non di nuovi testimoni. Adesso una trasmissione televisiva, io gliel'ho raccontata, gli ho dato i verbali e quant'altro, gli è andata a risentire, ma queste persone hanno detto determinate cose all'epoca dei fatti. Quindi, Zodiac io proprio lo annovererei tra le bufale al pari dei mandanti, al pari delle sette esoteriche, ecco. No,
assolutamente, e in quello che comunque penso, indipendentemente che nessuno ovviamente ha la certezza, perché se no il caso sarebbe chiuso, di chi possa essere stato comunque l'artefice degli 8 duplici omicidi, però diciamo che quello che ti ha sempre contraddistinto è quasi una convinzione, una certezza che comunque si tratta di un serial killer unico, comunque di una singola persona, se non sbaglio. Assolutamente più probabile, questo nella casistica e nella storia della criminologia mondiale, lo dice l'FBI, lo dice il criminologo De Fazio, Abraham, tutti sono indirizzati su questo fenomeno. Se fosse una variante, per carità, ci possono essere delle eccezioni, ma dovrebbe essere dimostrata. Ora non lo è stato, o meglio, è stata raccontata dal testimone chiamante il Corretà Lotti, che si è rivelato del tutto inattendibile, basta leggere le sue dichiarazioni e capire che lui in quei luoghi non era presente, quantomeno nei giorni degli omicidi. Diciamo che per uno degli aspetti probabilmente più critici, ma chiaramente fondamentali, per provare a ribaltare quella che è ormai una sentenza fatta e data, è proprio in merito alla datazione dell'ultimo omicidio, quello degli Scopeti. Secondo quelle che erano anche le testimonianze dell'Otti, anche ciò che è stato comunque storicizzato, si tende a datare l'omicidio nella domenica. Però tu sotto questo punto di vista, poi su questo aspetto, hai insistito molto attraverso comunque delle testimonianze, delle analisi entomologiche del fatto che l'omicidio si possa essere comunque retrodatato, se non alla notte tra il sabato e la domenica, persino a quella tra il venerdì e il sabato, anche in merito a quelli che sono comunque degli indizi, penso, abbastanza evidenti, come tipo gli scontrini della Morio. Certo. No, ma questo non è stato, cioè io ho approfondito attraverso illustri professori, illustri entomologi e medici legali, perché attenzione, il discorso si basa anche su, c'è una base tanatologica, che è la scienza che studia appunto i fenomeni cadaverici, e che combacia perfettamente, quindi ci porta assolutamente almeno 24 ore prima il delitto. Detto da più voci, detto da medici legali che hanno fatto le autopsie, vedi il professor Marello, proprio nei delitti del mostro, detto in virtù delle nuove tecnologie, quindi l'entomologia forense nell'85 non esisteva, quindi se noi troviamo, e questo lo sappiamo dalle fotografie, lo sappiamo dalle descrizioni, delle larve di una determinata dimensione, l'entomologia forense di oggi ci dice che deve essere passato per forza un tempo di embriogenesi e quindi che va ben oltre le 24 ore. Questo per quanto riguarda l'entomologia, per quanto riguarda la tanatologia, ci sono dei fenomeni sia putrefattivi, sia il livor, che è un altro aspetto che si guarda, portano assolutamente in questa direzione, detto da professionisti e gente che. Lì ci fu una testimonianza che fu molto fuorviante, quella dei due gestori della locanda, che dissero di aver visto la donna francese la domenica mattina. E questo non è così, perché se andiamo a riprendere i verbali dell'epoca, il confronto con la signora Moriot venne fatto, questo è negli atti, su una foto del giornale La Nazione, dove lei era di molti anni prima e aveva i capelli corti, mentre il momento
momento in cui muore la Morio, viene uccisa, aveva i capelli fin sulle spalle, questo lo sappiamo dalle foto che, della scientifica, e soprattutto disse che era, parla di una donna, quindi l'uomo dov'era? Quindi questa testimonianza secondo me ha condizionato estremamente la valutazione dell'epoca. Okay. E un'altra domanda, poi in merito a prima pagina della Nazione, tanto per dare un po' di suggestione ai nostri lettori, è sempre stato preso, e anche su questo tu hai buttato la pulce, insomma, su una prima pagina della Nazione dove il dottor Mauri sottolineava che Mauri, vabbè, tanto alla fine poi lo riscrivo, Mauri vicino al luogo dove era stato ucciso comunque il francese c'era un'impronta comunque di uno stivale, di un calo armato, di un anfibio comunque, di uno stivale, tanto che lui sollecitava alla scientifica di controllare, di fare le foto, di fare analisi, tanto che per in certe teorie ricollegavano questo, benché non abbiamo comunque le foto, ahimè tu ce lo potrai confermare, lo ricollegavano a quelle che sono state le impronte trovate a Calenzano, che sono quelle un pochino più famose, insomma, che guarda caso erano state ricollegate a un'altra pista che ora è stata archiviata. Questa foto non si è mai trovata, comunque queste foto non si sono mai trovate. No, infatti anche a dentro di Calenzano c'era questa impronta di carro armato e c'erano anche a Scopiti. C'erano anche a scoprire, però non furono fotografate, e come non fu fotografato il cadavere del francese nel sopralluogo, fu fotografato il giorno dopo, e come non sono sparite le foto dei ragazzi francesi che si fecero nel viaggio. E da qui io ho detto poco tempo fa, ma al momento rimane, ci sarà una perizia a stabilirlo, su quelle foto lì si vedrebbe, queste che si sono perse, si vedrebbe che lo strappo sulla tenda non è un taglio fatto dall'assassino come raccontato da Lotti, ma è uno strappo, quindi c'era già da prima. E mi fermo qua. Ti fermi qua, in attesa, e vabbè, diciamo che poi un aspetto un pochino più generale, il fatto che, diciamo che la provincia fiorentina è come se si fosse ritrovata all'improvviso nell'incubo di quello che sembra quasi un immaginario da serial killer americano, quindi oltre immagino a tutti quelli che possono, e probabilmente possono essere anche depistaggi o possono essere comunque volontà di non andare, di approfondire determinati aspetti di questa inchiesta, sicuramente al tempo erano impreparati a gestire una cosa di questo tipo. Sì, al tempo sì, ma ora e anche già da un bel po' di tempo avrebbero potuto fare degli accertamenti un pochino più approfonditi, e qui mi riferisco già DNA, comincia a uscire fuori nei primi anni 90, metà degli anni 90, e quindi al di là dell'impreparazione sia psicologica che di carattere scientifico, tecnico-scientifico, io credo che ci sono state dei depistaggi che hanno voluto far passare Pacciani e compagni merende, che erano tre ubriaconi fondamentalmente, tre guardoni, come uno dei più famosi serial killer, per risolvere il caso, perché l'opinione pubblica a quel tempo la pressione era fortissima, c'era una pressione fortissima. Quindi noi stiamo cercando di ristabilire una legalità, quindi una legalità che sarebbe che quei processi, quegli interrogatori e quelle situazioni non dimostrano assolutamente, vedi il proiettile del Pacciani,
perché si è scoperto dopo 30 anni, 40 anni, che non aveva nulla a che fare con la storia del mostro di Firenze, perché mai incamerato in una beretta. E qualcuno aveva avvertito a riguardo che sarebbe stato rinvenuto un qualcosa di metallico, che la dice lunga su quanto sono stati forzati questi processi per risolvere il problema. Dice sì, però poi il mostro non ha più colpito. Il mostro non ha più colpito dall'86. Quindi dall'86, se noi andiamo a vedere, Pacciani viene attenzionato e comunque va in carcere nell'87, quindi potenzialmente avrebbe potuto uccidere, perché non lo fa nell'86. Ciò che rimane scolpito nella mia memoria è comunque la certezza che quando partì il processo Pacciani, gli inquirenti sapevano già che il mostro non avrebbe mai più colpito e probabilmente sapevano chi era il mostro. E chiaramente la grande chiusura rimane, immagino che anche tu sia d'accordo sul fatto che ormai nel 2024 l'unica possibilità di trovare il colpevole è solo attraverso il DNA. Quindi ad oggi, anche qui avevi accennato alle tre missive inviate ai magistrati comunque dall'ipotetico mostro di Firenze, e lì è stato trovato comunque una traccia di DNA, e poi ci sono un ignoto 1 e un ignoto 2 per in quello che è il delitto, comunque dei reperti del delitto di Scopeti. Cioè, dovrebbero questi DNA coincidono con non coincidono con nessuno di quelli che sono stati praticamente le persone che sono passate, no? Durante il processo. No, tranne Vanni, che non è stato preso il DNA con gli altri sospettati, a parte quest'uomo del Mugello. Noi abbiamo chiesto che venga esteso, ma sembra che gli avvocati non abbiano avuto il successo sperato nel poter ottenere la documentazione idonea per verificare la posizione di questa persona. E so che è una domanda, conosco già la tua risposta, però è inevitabile farla. Secondo te scopriremo mai la verità? Riusciremo mai a risolvere questo caso? Ma questo dipende un po' dalle motivazioni, dalla verve e dall'impegno della procura, perché alla fine sono loro che devono indagare. Le commissioni d'inchiesta antimafia, quelle sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano, perché non hanno alcun potere effettivo da un punto di vista investigativo. Quindi mi auguro che, ma questo me lo sto augurando da anni, ma non succede, che qualcuno decida di approfondire un po' più seriamente certe situazioni, mettendo un po' da parte quelli che sono stati gli errori passati, da parte di chi, da parte di come, perché, lasciamo stare, però ci sono stati.